Ferrari organizzato dalla scuderia Costa d'Amalfi. Abbiamo ai nostri microfoni il presidente Valerio D'Amour. Ecco presidente, vogliamo parlare di questo raduno? È un evento che stava in data già da circa 8 mesi, però abbiamo cercato di organizzare tutta la perfezione, anzi questa venuto qua a Baronissi non era previsto, perché il nostro raduno è della costiera amalfitana e sorrentina. Siamo partiti ieri, è il primo tour che noi facciamo, con me base quartier generale, se lo vogliamo chiamare, a Vieti sul Mare. Abbiamo visitato il Duomo di Amalfi, dove c'erano tante persone ad ammirare questo mito Ferrari che è conosciuto in tutto il mondo. Ecco, parliamo un po' di queste straordinarie macchine, quante ne sono e da dove arrivano? Allora, queste vengono un po' da tutta Italia, vengono dalla Calabria, Puglia, Campania. Quindi è un raduno interregionale. Io, esatto, ma diciamo proprio, non dico interregionale, però è forte sentite. Quante macchine ci sono? 63, 64. Ecco, vogliamo parlare un po' di queste macchine, che macchine sono? Questa è una 456, è un 12 cilindri con 400 cavalli, 430 ed è 4 posti, è una berlina, diciamo una berlina, chiamiamo così, con grandi prestazioni. Ecco, grandi prestazioni ma anche grandi cose. Ecco, quanto costa una macchina del genere? Beh, questo insomma lo sapete benissimo quanto costa questa macchina e quanto costano le Ferrari, però la Ferrari, non guardiamo il costo, è una passione. Chi è che ferrarista, chi è che ha, in possesso una Ferrari, è un scivicatato, diciamo, ferrarista, è una passione, purtroppo non ci si può fare niente vicino alla passione. Chiudiamo un'ultima domanda, vogliamo parlare più nei dettagli di questo raduno, come verranno articolati? Vediamo una prova tecnica. Io non sto bene perché purtroppo ho preso un sacco di vento e sì, sono anche influenzato. Allora, dicevamo di questo raduno specificatamente, come è articolato? C'è una gara, vediamo. No, non esiste gara qua, c'è una prova di abilità, facciamo girare 3 o 4 macchine giusto sotto sicurezza, sotto sicurezza stavo dicendo. Vediamo anche la polizia stradale. Sì, certamente, grazie. Vogliamo l'ercazione. Ringraziare, certamente, la polizia stradale è stata effettivamente insomma, un bene principale, è stata determinante per noi, per quanto riguarda la costiera amalfitana e sorrentina. Si sono distinti come al solito che noi, esatto, i nostri poliziotti sono eccezionali. Non li dobbiamo guardare quando vi multano, perché quando vi multano fanno bene. Anche quando multano i ferraristi che vanno un po' troppo forte. Certo, perché una che c'ha una Ferrari deve essere corretta e deve insomma, guidarla in modo molto preciso e rispettare il codice della strada. Grazie Presidente. Grazie a voi.
fai, mamma? Questa è una grande cosa, però, eh? Questa è una grande... Ti stai divertendo, eh? Ti stai divertendo, eh? Ti stai divertendo, eh? Oh.